Comunque, ciao a tutti e eccoci ancora in un nuovo episodio della spesa di papà. Oggi siamo stati all'Ocean di Rescaldina. Ciao! Poi, eccolo qua l'individuo. Ciao! Ok, scusate ma è sporco un pochettino il vetrino della fotocamera. Dunque, intanto ha preso questo pino. Eccolo qua, piccoletto. Bellino, bellino, bellino nel suo vasino. Questo l'ha pagato 3,99 euro. Poi qui c'è una baguette, ha la faccia di essere abbastanza morbida e fresca la baguette mediterranea, non è francese ma la baguette mediterranea qua. Mamma mia, mi sta venendo il raffreddore. 0,78 centesimi forse. Ok. Poi le sfogliatine, 2,42 euro. Queste qua. Tre sfogliatine napoletane. Ecco. Poi ancora pane comune. Pane comune, 0,78 centesimi, che sarebbe questo. Allora, quello lì non è il prezzo della baguette. Boh, shopper bio. Eccola qua, 1 euro la baguette. Eccola qui. Ok, poi il cavolo verza. Il cavolo verza l'ha pagato 0,42 centesimi. 2 euro. No, 0,42, che 2 euro. Oh, scherzando. Ah, ok, allora facciamo prima i finocchi. Mamma mia, me l'ha accorta che... Allora, fresh green, i finocchi, 2,53 euro. Eccoli qua. Ne sarà 1,29 kg. Sì, eccoli qua. Poi questi sono caghi. I cachi Parsimon sfusi. Che razza di cachi sono? Della Parsimon. Sono cachi normali, non né alla vaniglia né niente. Cacomela, dunque. Cacomela. Allora, 2,32 euro. Eccoli qua. I normali. Eccolo qua, il cavolo verza. Sto qui. Oh mamma, non riesco. 0,42. Ecco qua. È ancora bagnato. Eh sì. Poi della Orogel ha preso i pisellini Dolce Italia, finissimi. Poi Orogel 300, si è scritto il percorso che garantisce questi piselli alla terra alla tavola. Hanno 372 kJ, 88 calorie, 8% di grassi, grassi saturi 0, zuccheri 7,5, sale 0,06, sarà mezzo chilo, no, 600 grammi, 600 grammi sono. Allora, i pisellini, eccolo qua, 2,99 euro. Poi melograni sfusi, eccoli qua, 2,85 euro melograni sfusi, 2, belli grossi però, belli grossi, guardate qua. Ok, poi questi che cosa sono? Noccioline. Allora, frutta secca, guscio tostato, madonna, sono io che sono tostata. Quanto sono? 400 grammi al massimo. Vabbè, guscio tostato. Eccolo qui, da dove vengono? Frutta secca. Da
5 ore qualcosa. Sì, sì, no, ma volevo vedere da dove venivano. La La Montanara. Ui. Sì, la Montanara c'è scritto qua. Poi c'è, vabbè, c'è scritto dov'è che sono nocciole tostate 5,59. Poi lo zucchero 0,63, che è questo. Lo zucchero normale a un chilo. Zucchero c'è scritto e basta. Ecco qua, il pacco da un chilo. Poi le nocciole olive. Le olive, queste qua, sì, sì. Olive snocciolate marchio Auchan. Barattolo da dove vengono queste? Non c'è scritto. Da Sossano. Sarà Viterbo. Le nocciole, olive nere denocciolate, eccolo. Allora, no, le olive nere sono queste invece. Iposea, olive nere denocciolate. Oliva bianca, olive nere. Metti a fuoco, perché non mette a fuoco? Allora, le olive nere costano 1,39 euro, mentre le olive snocciolate Auchan 1 euro, queste qua. Ok. Poi il Lerdammer original, questo qui, quanto sarà? Boh, 150 grammi, si vede che dovrà fare la salata di riso lui. Il Lerdammer, 2,40 euro. Poi le Peperlizia, insalata per pasta, gusto dell'estate. Cos'è che c'è dentro? Carciofini, rodine, mais, peperoni, carciofi. Carciofini, sì. Anche pomodori, forse. Unghetti. Sì. Allora, questi qua della Peperlizia... Dove sono? Eccolo qua, della Ponti, 2,99 euro. Poi, questi qua cos'è? Tutta un euro? I cosi per la macchina. I catari frangenti per la macchina. Coppia salvaporta. Dove cavolo sono? Il salvaporta, eccolo qua, 0,99. Nient'altro c'hai? No. Eh sì. Allora, in totale ha speso 34,49 oggi qui all'Ocean qua di Nervia, di Lescaldina. E io invece ho fatto degli acquisti a Decathlon che farò in un video a parte, e farò anche quello dell'apertura delle blind bag. E vabbò, vi saluto. Iscrivetevi al canale, buona serata, ciao, ciao ciao, ciao, eccolo qui.